Allora, buonasera cari telespettatori, bentornati dagli studi di Torino di Rete 7 a Toro Scatenato. Sono ritornato, qui c'è il mio bel collarino, però per questa sera lo togliamo assolutamente. Ciao Danilo! Ciao Gino, bentornato anche a te! Dopo questa disavventura, ormai sono passati già 7-8 giorni, insomma. Siamo di nuovo qua a commentare il nostro Toro che comunque ha vinto 2-1 con lo Spezia. Però attualmente sta facendo una bella partita, ha fatto un bel primo tempo a Bergamo contro l'Atalanta, ricordiamo il risultato perché è 2-2, ed è stato veramente un bel inizio, dopo 2-3 minuti insomma, andare in gol con un bellissimo assist di Praet, e questo è un recupero fantastico per Juric, e un Sanabria che si è fatto trovare veramente subito all'appello, no? Ha risposto all'appello ed è andato in gol. Poi abbiamo visto come è andata la partita, il pareggio subito su calcio di rigore, su un intervento un po' dubbio, no, di Rodriguez, però purtroppo lui ha toccato comunque anche il piede dell'attaccante appunto dei bergamaschi. E poi c'è stato il 2-1 dell'Atalanta, no? Secondo me lì c'è stata veramente una sfarfallata di Milinkovic-Savic, non è stato reattivo per nulla. È vero che c'è stato un tiro improvviso, insomma, da calcio d'angolo, il tiro lo poteva comunque vedere, lo ha visto, però è andato a farfalle, è poco reattivo questo portiere. È andata bene, poi nelle azioni successive che il Toro ha pressato ed è arrivato il terzo rigore consecutivo, mi sembra, che sia terzo rigore consecutivo, secondo di Ljukic, e quindi un 2-2 fino adesso che è meritato per questo Toro, ecco. Aspettiamoci un secondo tempo però da battaglia, perché oserei dire meritato nonostante la formazione sperimentale messa in anche perché abbiamo visto, inutile mettere Piazza, perché Piazza è rotto, l'abbiamo sempre detto a inizio campionato, e si è rotto di nuovo ed è entrato Brecalo, no? Ormai, cioè, è una storia veramente lunga, un'odissea quella di Piazza. Mi spiace per il ragazzo, però purtroppo fisicamente non ci sta. Senti, ma presentiamo i nostri ospiti. Andiamo di questa a presentare, sera, dai. I nostri ospiti che staranno fremendo, eccoli qua. Iniziamo come sempre da Maurizio Pettiti. Ciao Maurizio. Forza Toro, dai. Forza. E allora il mio amico Giraudo, Davide. Ciao Davide. Ciao ragazzi, buona serata, anche se stasera sarà obiettivamente un po' più dura perché il cuore è a Bergamo stasera, bisogna dirlo. E poi, dai, Danilo. Salutiamo anche Daniele De Bellis. Ciao, saluti a tutti, bentornato a Gino e bella maglia Davide, complimenti. Ottimo. Grazie, Dani. E beh, quella da trasferta, no? Quella che rievoca al River Plate, poi ci avviciniamo potrebbe al 4 maggio. In campo, quindi, insomma. La maglia è quella. Allora ragazzi, avete visto il primo tempo, no? Intanto vorrei ricordare ai nostri telespettatori che è cambiato il nostro numero telefonico per chiamare in diretta, devono chiamare allo 011 260 4444, mentre per mandare i nostri messaggi WhatsApp, Danilo? Il numero è 348 80 40 254, tra poco arriverà anche in sovraimpressione. Comunque vi ricordo 011 260 4444, dunque ci sarà qualcuno che risponderà alla vostra chiamata e poi un attimino d'attesa e vi proietteremo all'interno di questa nostra chiacchierata. Allora Maurizio Pettiti, primo tempo, raccontaci un pochettino come lo hai vissuto, dai. Ma allora, innanzitutto l'ho vissuto con tensione perché vedere sempre una partita a Bergamo con l'Atalanta crea comunque... Beh, però una tensione di due minuti, solo, perché poi si è andato in vantaggio. Una tensione di due minuti perché dopo tre minuti il Toro era già in vantaggio, oltretutto... tanto Toro all'inizio, poi un vuoto, insomma, esce l'Atalanta e poi fortunatamente la recuperiamo. Stanno emergendo le solite questioni, nel senso che alcuni giocatori in questo Toro, insomma, stanno facendo male, e sono almeno tre, io ne individuo almeno tre sin dall'inizio, che sono Piazza lì davanti, che era già parte quasi infortunato e si infortuna inesorabilmente, ormai è una costante poi che Piazza venga sostituito da Brecalo, e poi abbiamo altri due giocatori a parer mio assolutamente negativi in questa partita, che sono il portiere, ma lo sappiamo tutti, l'incertezza sua nel secondo gol, e un giocatore sulla fascia, cioè sulla in difesa, che è Olaina, che secondo me sta facendo male. Però nel complesso io vedo un Toro molto carico, un Toro che sta giocando bene e soprattutto ha avuto la forza
di recuperare lo svantaggio del 2-1, essendo andato in vantaggio 1-0, insomma era difficile poi reagire in un certo modo dopo due gol quasi in successione tra calcio di rigore e l'altro gol fatto dall'Atalanta. Quindi insomma veniva difficile ed era importante chiudere perlomeno il primo tempo sul pareggio, lo sta facendo, quindi un Toro che è sceso in campo e sta facendo molto bene, ha carattere e sta giocando secondo me tecnicamente un livello molto buono. Sì, assolutamente, partita difficile, lo sapevamo, perché l'Atalanta comunque si sta giocando l'entrata in Europa League, o meglio, come viene definita adesso, la Conference League, giusto Danilo? Sì. Per cui partita difficile, adesso l'Atalanta sta attaccando, per cui sappiamo molto bene che sarà una partita veramente molto difficile. Beh, sappiamo che è una squadra che gioca, che insomma non molla fino al 90esimo, corrono e tutto. Tenendo presente che Gasperini è l'allenatore di Juric, sì. Juric è stato allievo di Gasperini, per cui... Senti, andiamo invece da Daniele De Bellis. Daniele, ma di nuovo abbiamo questo problema, ennesimo problema di Milinkovic-Savic, e lo sappiamo, e poi Piazza. Sono due punti veramente deboli di questo Toro, che lo abbiamo detto dall'inizio del campionato questo. Non è una scoperta attuale. Parrebbe che Milinkovic-Savic stia giocando per qualche problemino fisico di Berisha. In realtà, a mio parere, la società sta cercando di dare un po' di vetrina al portiere in modo tale da poterlo rivalutare, ma con scarso successo direi per questa partita sicuramente. Piazza è un giocatore dal potenziale interessante, ma concretamente purtroppo, come avete già detto, è sempre infortunato, quindi è un giocatore su cui purtroppo non si può fare affidamento e sicuramente non verrà riscattato. Mi unisco poi all'osservazione di Maurizio per quanto riguarda Olaina, anche lui per sezione incolore, anche lui in campo sicuramente per poter essere messo in mostra, messo in vetrina, dopo non aver giocato praticamente per tre mesi in questo 2022, però anche lui direi con risultati non soddisfacenti. Per quanto riguarda la partita in se stessa, invece un'intensità davvero interessante, combattuta, due squadre che si combattono tra virgolette a viso aperto con un uno contro uno continuo tra i giocatori, è emozionante, una partita che stiamo seguendo con una grande partecipazione. Assolutamente. Una partita di pugilato direi più che... Senti Danilo, c'è una telefonata, sai? Sì, andiamo con una telefonata, sentiamo chi è in linea con noi. Pronto? Pronto? Sì, ciao a tutti, sono Piero da Casale. Ciao Piero. Ciao Piero. Ciao Gino, ciao Danilo. Io ho telefonato perché la vostra trasmissione ce l'ho nel cuore, ma io adesso sono su DAZN che mi sto guardando il mio Toro. Beh, bene, è normale. Stiamo bene. Io ho letto che Sanabria lo cedono, vuole andare via, ma Sanabria sta facendo giocare il Toro bene. Quando è entrato lui giochiamo bene sugli esterni, lui con smista le palle, ma perché Sanabria vuole andare via? Non lo so, perché? Avrà le sue motivazioni, le spiegherà magari se avrà voglia di spiegarle, io non lo so, non penso che abbia voglia, tutta questa voglia di andare via, a meno che non abbia ricevuto già un'offerta da qualche parte. Perché guardate, Gino, guarda che è un giocatore che gioca bene, gioca bene il pallone. No, è tecnicamente molto forte, magari... Non è un cannoniere da 15 reti, però un cannoniere che in doppia cifra, 10 reti, ci può arrivare. No, in doppia cifra no, però contro lo Spezia ha già creato il rigore. Questa sera il rigore. È anche segnato stasera, gioca anche presto, segnato. Gioca Brecalo. Quando c'è Sanabria giochiamo bene, non mi rincresce. Certo. Lei che se va via Sanabria, va via Bremer, va via Pobega, va via questo, va via quello, non lo so. Io non so se prenderò ancora DAZN per vedere il Toro, non lo so. Vabbè, vedremo. Grazie, dai. Grazie per, io vi ho telefonato, vi ho nel cuore per dire la mia su Sanabria, perché io ce l'ho nel cuore questo giocatore, mi piace. E poi abbiamo un Lukic stratosferico per me, stratosferico. Certo. Giocatore che ha fatto passi da gigante con Bremer, non lo so, va bene. E grazie a Juric. Grazie mille a Juric per la squadra che ci fa giocare.
Va bene, grazie. Ciao a tutti, ciao. Forza Toro, speriamo questa sera di portarla a sfangare anche a Bergamo. Speriamo, dai. Ciao Danilo, a presto. Ciao ai tuoi ospiti, ciao e grazie mille. Ciao. Allora, intanto vediamo quanto manca. 1:45, allora chiamiamo anche in causa Davide. Un minuto manca, però. Si diceva di Sanabria. Allora, Davide, sappi che hai un patrimonio di 1:40. Sanabria, per questa prima parte, sì, sta giocando bene. Poi credo, come tutti i giocatori, loro vogliono essere titolari fissi, per cui magari. Forse soffre un po' il dualismo con Belotti, che è inevitabile. Assolutamente. Diciamo che Sanabria domenica comunque abbiamo vinto e c'era lui. Oggi le cose stanno andando abbastanza bene con lui in campo. Si è procurato il rigore e ha fatto anche il gol. Quindi diciamo che oggi sta facendo veramente bene. L'abbiamo sempre detto, con Sanabria il Toro sicuramente da un punto di vista delle geometrie in campo ha qualcosa di più rispetto a quando gioca con Belotti. E sinceramente non sapevo volesse queste voci che volesse andare via. Io mi auguro di no, anche perché ripeto, in questo momento è tanta roba per il Toro. No, ma Davide, ci sarebbe un interessamento del Mallorca, sì, in Spagna, ma è un interessamento, non è una volontà del giocatore andare via. Anche perché poi comunque Sanabria, il suo valore è... Il Torino ha pagato 8 milioni di euro e come minimo ne vale qualcosa di più, ecco, sui 10. Andiamo in pubblicità, torniamo tra pochi minuti. Allora, 21:32 minuti primi, ritorniamo dagli studi di Torino di Rete 7 a Toro Scatenato. Danilo, allora, il secondo tempo è iniziato discretamente per il Toro, anche se l'Atalanta sta attaccando comunque, sì, ma questo era impossibile non immaginarlo, ecco. Sì. L'Atalanta si sta giocando molto del suo campionato, perché ha cercato di andare in là nelle coppe, poi non c'è riuscita, gli rimane solo il campionato ed è indietro rispetto ad altre squadre come la Roma, e per entrare comunque in Europa League, in Conference League, dobbiamo abituarci a questa Conference League. Sì, non gli sta girando benissimo quest'anno, ha perso molti punti per strada. Io peraltro ho visto una maldestra uscita di Musso su mio pare Zima, che ha preso praticamente un destro da knockout, quindi sì. Insomma, ci poteva stare anche qualche, magari non la massima punizione, ma insomma è un fallo che comunque devi fischiare, una punizione, metti una punizione in area, non si fischiano più quelle belle punizioni a due in area come una volta. Beh, ma sei lì quando ci sono questi interventi, la ragione ce l'ha sempre il portiere, perché il portiere è proteso comunque con le mani in avanti e c'ha più visuale, perché comunque arriva un cross verso di lui. E Zima gli è andato incontro, sì, diciamo. Quindi che però, generalmente non ti danno mai fallo all'attaccante in questo caso, ecco. Sì, anche se ha scambiato il pallone per la testa di Zima per il pallone, lì insomma, ci sta. Vabbè. Buonasera, vorrei evidenziare la competenza del presidente che ha allontanato Bava dal settore giovanile, perché era in viso Vagnati, il quale ha scelto suo amico Ludernani, che ha creato una squadra che quest'anno rischia seriamente la retrocessione in Primavera 2. Ringraziamo per l'ennesimo errore, chissà che si riesca finalmente a distruggere del tutto anche il settore giovanile, ma perché non vedi e sparisce eccetera eccetera. Beh, vabbè. Purtroppo il mio amico Bava, io ci tengo moltissimo a lui e so molto bene che è stata una grandissima perdita per il settore giovanile, perché lo aveva appena riformato alla grande lui, vincendo comunque lo scudetto, Coppa Italia, insomma, aveva raggiunto dei traguardi importanti che erano anni che il Toro non raggiungeva. Purtroppo la società ha scelto di mandare via Bava ed è un peccato. Sentiamo i nostri ospiti. Allora, Maurizio. Sì. Questo inizio secondo tempo dell'Atalanta, insomma. Un inizio molto energico, ma l'Atalanta giustamente sta venendo fuori, ma in questo momento sta giocando molto bene il Toro. E attenzione. E attenzione, durante il mio intervento, non so se devo dire qualcosa oppure no. Cioè, mi viene anche difficile in questo momento stare zitto. Ma che partita stai guardando? Noi stiamo vedendo un'altra quasi. Comunque, vabbè, noi siamo un po' indietro, si vede che da zona un po' più indietro. Comunque, vabbè. Vabbè, da zona, anche lui c'ha da zona, scusa, cioè... Non lo sì, so. Dico, non sta succedendo un qualcosa, ma non si può dire. Vediamo. Siamo indietro di mezz'ora noi. Non lo so. Comunque. Bene il campo, nonostante che l'Atalanta
è venuta fuori, partita, insomma, sta cercando di fare la partita. Il Toro sta tenendo alla grande il campo e lo sta dimostrando, perché ha delle ottime ripartenze, i contrasti li vince quasi tutti, e questo secondo me è un dato importante, perché sta vincendo molti contrasti diretti di giocatori, quindi sta prendendo spesso il pallone, le ripartenze, e adesso insomma, siamo arrivati anche noi alle tue attenzioni, Maurizio. Allora ho capito cosa intendevi. Senti, invece mi chiedevo, allora parlavamo con il nostro telespettatore della primavera, primavera che quest'anno è stata massacrata, vuoi lo spostamento della sede che non è Torino, che sembra una cosa vergognosa, vuoi una squadra che non si può guardare, quella primavera lì, io faccio fatica, l'ho vista in due o tre partite di fila, è un disastro. Cioè, quello che mi fa ridere è che al Toro non hanno mai dato rigori, adesso una caterva di rigori, no? Cioè, beh, quando finisce il campionato, pazzesco, veramente tutto sommato. Possiamo dire intanto che è entrato Pobega per Ricci, Pobega si è subito reso protagonista in positivo per il Torino, e adesso insomma... Sì. Poi non so se avete visto Davide, che ci ha già fatto capire, anche forse Maurizio ci fa già capire qualcosa, noi non ci sbilanciamo, vabbè, finisce lì. Cioè, comunque... Tanto non è che stiamo facendo cronaca, no? Comunque... Quello che posso dire, Daniele, Lukic si sta rivelando un rigorista non male. È un rigorista eccezionale, perché cambia sempre modo di battuta, è convinto e deciso. Tecnicamente molto bravo, non si può discutere Lukic dal punto di vista tecnico, è il terzo rigore consecutivo che batte, è terzo gol. Cioè, se posso aggiungere, rigore sacrosanto. Beh, ci sta, Pobega ha fatto una bella azione, è entrato deciso. Rigore per il Torino. No, si stanno arrivando a grappoli i calci di rigore, non ne sono veramente quattro così. Ma io ho notato però una cosa, che l'Atalanta oggi si sta giocando veramente il suo campionato col Toro e sta giocando veramente male rispetto al potenziale che ha, almeno fino adesso. Gioca molto a viso aperto. Mi sembra, sai cosa, che l'Atalanta stia seguendo la falsariga del Napoli, che sono in caduta libera, al contrario, caduta libera vuol dire che veramente stanno perdendo punti su punti su punti. Allora, intanto abbiamo una telefonata, sentiamo chi è il nostro telespettatore da casa. Pronto? Pronto? Sì, ciao. Pronto? Sì, sei in diretta, ciao. Gino. Sì, ciao. Sono Carmine. Ciao, Carmine. Finalmente vediamo qualcosa di buono stasera, però la cosa che a me non mi piace, si importa, che c'è Vania. E non mi fido di quel portiere, potevo mettere anche a Gemelli se possibile. Certo. Però le scelte lì sono di cercare di valorizzare Milinkovic Savic per venderlo. Io penso che sia quello il problema, perché Berisha aveva fatto bene. Però dico una cosa, Gino, vorrei sapere il mercato che si sta muovendo adesso, come viene, quali sono i giocatori. Bellotti si dice che va via, l'altro va via, cosa viene fuori di questo mercato? No, ma adesso poi vediamo comunque, adesso non bisogna allarmarsi così tanto, perché poi sai, le voci ce ne sono mille. Di Belotti è chiaro che non ha mai firmato il rinnovo contrattuale ed è un possibilissimo partente. Io lo do almeno al 99% partente da questo Toro, ecco. Poi c'è sempre la possibilità che rimanga, però io la vedo veramente sempre più un lumicino. Anche il fatto, è vero che Belotti adesso è in panchina oggi, no? Però gioca Sanabria, sta giocando bene. Visto che è stato qualche di ieri su Tutto Sport, sì. È venuto fuori che lui proprio non si sbilancia, non fa niente, però non è giusto che mantieni i tifosi sulla graticola, Beh, lì io non so esattamente che cosa sta succedendo tra lui e la società, e quello che può dire e quello che non vuol dire. Magari non vuole illudere nessuno, magari sta ancora contrattando con la società del Toro per rimanere. Però poi se lui dice sto contrattando e poi magari poi non rimane, i tifosi magari ci rimangono ancora peggio, no? Io penso che Belotti sia una persona molto corretta da questo punto di vista. È un ragazzo onesto e leale, quindi sicuramente sta mantenendo questo equilibrio giusto per non creare né illusioni né disillusioni.
Credo che il comportamento di Belotti sia ineccepibile. Nel ma no, senso che, d'altronde... Insomma, lui fino a fine campionato poi indossa un ragazzo, il granata. Che poi non ci penserà un attimo, facciamolo. È un ragazzo che non sparla della società. Oh, è una società, ragazzi. Ho visto sì, una girata così, anch'io, un flash. Però, insomma, cioè, questa si sta arrivando. Gasperini disperato. Cairo che dice: ma che è successo? Starà, guarda, Daniele. Allora, tranquilli, altro che venderlo. Milinkovic sarà titolare anche per il prossimo anno. Maurizio da Borgo. No, io credo che abbia ragione il mio amico Gino. Io penso che vogliano valorizzare. Tanto più che questi punti. Vediamo che quando non ci sono punti in palio giochiamo con molta serenità. No, e dunque penso che vogliano valorizzare la partita, cui... ragazzi. Comunque, la partita di questa sera è il fiore all'occhiello del campionato di questo Toro. Comunque, possiamo veramente, perché insomma, andare in trasferta e giocarsela la pari, giocarsela e segnare quattro reti e siamo ancora comunque al 67esimo. Sì. Insomma, non è da tutti, no? Si sta rivelando una partita catastrofe per l'Atalanta. Ecco perché l'Atalanta non la voleva giocare questa partita, ha fatto di tutto per fare ricorsi. È vero Maurizio. Sapevano già che sarebbe finita male. È vero, hanno tentato di avere la vittoria a tavolino fino all'ultimo. Esatto. Assolutamente. Fino all'ultimo. Sì. Comunque vorrei dire che anche all'andata, la prima giornata di campionato, la sconfitta 1-2 del Toro in casa con l'Atalanta fu assolutamente immeritata. Ingiusta. Sulla falsa riga di questa partita, insomma, il Torino aveva creato davvero tanto, no, aveva dato grandi emozioni. Daniele, noi abbiamo ancora sul groppone un 7-0 da vendicare, ricordiamoci questo. Ero allo stadio. Comunque la partita, allora ci sono ancora tanti minuti. Io dico sempre che le partite durano 90 o 94 minuti, insomma, per cui andiamoci cauti, perché il Toro noi sappiamo che poi negli ultimi minuti dà il meglio di sé. Ecco, per cui nonostante tutto, aver fatto già 4 gol a Bergamo, io dico che è un bellissimo Toro, è un bellissimo Toro, non possiamo non ammettere questo, ecco, bisogna essere contenti di questo Toro, nonostante... Io sia stato dubbioso quando ho visto la formazione comunque messa in campo, però adesso ha fatto le giuste, comunque i giusti cambiamenti. Comunque l'entrata di Pobega, l'entrata di Brecalo, insomma, danno molta più sostanza comunque al centrocampo e all'attacco, e alla fase dell'attacco. Perché prima era veramente abbastanza inguardabile, nonostante fossimo andati in gol subito. Sì. Resta il fatto, Davide, che insomma è un po' così, è una costante di questa stagione. Il Toro si trova meglio quando deve giocare a viso aperto con gli avversari, mentre quando le altre formazioni, gli avversari si chiudono un po' a riccio, comunque bisogna cercare varchi, ecco lì si fa fatica. Sì, è esattamente così. Come diceva giustamente Daniele all'inizio trasmissione, l'Atalanta gioca a specchio con il Toro, quindi è una partita fatta di doppie palle, di scontri individuali. Ma anche di duelli individuali. Duelli. Stasera diciamo che io vedo un Pret di altissimo livello, un Lukic che non ha sbagliato praticamente una palla e stanno facendo veramente la differenza proprio a livello di geometrie. E poi diciamo anche per una volta ci sta anche girando un po' tutto bene, anche se non possiamo commentare le azioni della partita, diciamo che due rigori, diciamo che adesso si può anche commentare, no? Che il quarto gol è arrivato per autogol. Sì, io ho visto una girata, ma era di uno con la maglia nera azzurra, un'autorete così all'incrocio dei pali, veramente incredibile. Però c'è da dire che quell'azione lì se l'è costruita il Toro, non è un'autorete casuale, ecco. No, ma il Toro sta giocando benissimo, e è assolutamente però vero che l'Atalanta, come hai detto tu giustamente Gino, sta comunque segnando un po' il passo evidentemente di una stagione che doveva avere probabilmente altri scenari per loro, ricordiamo la Champions. Ma loro io penso che abbiano puntato veramente tantissimo sulle coppe, perché lì avevano mollato già il campionato, no? Esatto. E poi si sono ritrovati senza uno e senza l'altro, perché poi il campionato è difficile recuperare.
Esattamente. Gino, se fate caso, col subentro della nuova proprietà, l'Atalanta ha avuto un cambio di rotta in negativo. E sarà una coincidenza, ma... Beh, diciamo che è sempre al 50%, è la proprietà. Sì, sì, però insomma... una per metà è sempre di percassi, quindi... Un'entrata poi, così importante... Poi adesso non per parlare, non per andare a parlare in casa d'altri, però ci sono anche state delle voci su Gasperini, quindi probabilmente qualcosa anche nell'ambiente non è più sereno come prima. E l'Atalanta ha fatto un po' dei miracoli quest'anno poi arrivare a quei livelli lì, quindi appena anche loro hanno un attimo mollato nelle loro, diciamo, certezze che gli avevano permesso di arrivare comunque, ricordiamocelo, per 3 anni di fila in Champions, evidentemente qualcosa stanno pagando anche loro. Quindi... Un altro punto di svolta che ho notato già da un po' di tempo è che nel momento in cui, per varie ragioni, comunque Ilicic non ha più fatto parte del gruppo, anche questa assenza secondo me ha pesato molto per i bergamaschi. Ma io non penso solo per un motivo, sai Daniele, scusa se ti contraddico su questa cosa, perché già l'anno scorso Ilicic non ha giocato praticamente nell'Atalanta, e l'Atalanta l'anno scorso ha fatto un signor campionato, perché Ilicic già ha avuto quell'esaurimento nervoso lo scorso anno, ha giocato poi poche partite, se ci ricordiamo, quindi aveva già, io penso che invece aver perso Gosens, l'Atalanta, ecco, quello sì che è stata una grave perdita per l'Atalanta, perché però poi ha preso Boga, ma Boga non sta facendo quello che faceva col Sassuolo, e quindi vedi, il rendimento a volte dei giocatori singoli orienta più o meno la squadra, no? Anche a livello proprio di prestazione. Gosens giocava a memoria, Boga non si è mai inserito negli schemi di Gasperini. Però Gosens veniva da un lungo infortunio, quindi questo campionato l'Atalanta in pratica non l'ha iniziato. Ecco, quindi anche in questo senso neanche Gosens ha avuto modo di dare un apporto all'Atalanta. Quest'anno? Infatti quest'anno. Sì, sì, sì. Ma l'anno scorso? Sicuramente, ragazzi. Sicuramente sono stati dei cambiamenti sia a livello dei giocatori, ma probabilmente, come diceva Davide, anche a livello di umore interno con le varie voci su Gasperini, che hanno un po' destabilizzato l'ambiente. Poi io anche questa cosa che non capisco, è vero che l'Atalanta giustamente deve monetizzare, però il Musso l'ha pagato caro, è dall'Udinese, e non so quanto ci abbia guadagnato vendendo Gollini. Perché Gollini non gioca ed è una grave perdita, no, secondo me, per l'Atalanta. Musso è un buon portiere, per carità, però a parità tra Gollini e Musso mi sarei tenuto Gollini. Non so quanta differenza abbia incassato l'Atalanta comprando Musso e vendendo Gollini, ecco. Fatto sta che a me basterebbe avere uno dei due portieri al Toro, ecco, per avere almeno una decina di punti in più. Ma mettiamola così. Non ti va bene Milinkovic-Savic? Come è possibile? No, l'ho detto dall'inizio. Punto su Gollini o su Gemello? Come, scusa? Punto su Gollini o su Gemello? Sì, Gemello deve secondo me deve farsi, ha delle ottime capacità tecniche sicuramente, è un ottimo portiere, però dovrebbe farlo giocare, e sarebbe adesso il momento, no, di farlo giocare. Sì, sono pienamente d'accordo. Però se non lo fa giocare vuol dire che non rientra nei piani di Juric, c'è poco da fare. Sì, ci sono poi quei giocatori. Allora, mi preoccupa il mercato con i riscatti, acquisti, aspettando i saldi. Mi sa che lottiamo poi di nuovo per non retrocedere, spero di sbagliarmi. Ma siamo alle solite, no? I riscatti sappiamo. Allora, Mandragora è un riscatto obbligatorio, Rich è un riscatto obbligatorio. Questi due sono obbligati a prenderli. Poi perderemo sicuramente Pobega, ma è stato preso Ricci proprio in questa funzione. Anche se fa meno filtro, ecco, Ricci rispetto a Pobega, ti manca comunque un centrocampista che faccia filtro, ma c'è Mandragora comunque. Mandragora è più un ragionatore, infatti, ma è una fotocopia di Lukic, ragazzi, io la vedo così. Dopodiché hai Brekalo e Preit che vuole assolutamente riscattare Juric, li vuole tutti e due. E poi l'attacco, i vari attaccanti veri e propri, bisognerà vedere se Sanabria, come secondo me, rimane al Toro. Però poi ci sarà da sostituire eventualmente Belotti se andrà via e rinverdire un pochettino. Sapete cosa mi preoccupa? E voglio un giudizio da voi ospiti, e chiedendolo magari a tutti i telespettatori.
le parole di Cairo dopo che la Salernitana ha vinto l'ultima partita, no? Quando ha detto, ecco, questo è il Verdi che volevo io. Non vorrei che, non vorrei che l'acquisto nuovo per l'attacco del Toro sia Verdi, eh? Perché secondo me ha già programmato questo con queste parole. A voi la parola adesso, dai. Ci hai lasciato senza le parole. Dai. Potrebbe essere, ma no, allora, io ne parlavo anche al di fuori con amici in Granata di Verdi, e Verdi è un giocatore dal potenziale sicuramente alto, ma che va contestualizzato. È chiaro che a Torino non ha trovato il suo ambiente, è palese, e quindi non credo che, sebbene possa fare un finale stagione positivo, tornando possa poi ripetersi anche col Toro. Quindi non credo che possa essere Verdi l'acquisto importante del Toro. Ma per noi, per Cairo no. Certo. Perché quando un presidente di calcio ti dice questo è il Verdi che volevo io, che voglio io, quello che mi piace, a me fa venire i brividi, ragazzi. Perché sappiamo che se lui riscatta i vari giocatori che abbiamo detto prima, è chiaro che lui deve rientrare in qualche modo, deve mettere degli attaccanti, e Verdi è uno di questi, ragazzi. No, ma Verdi dovrebbe essere una pedina di scambio, comunque una fonte di capitale, dovrebbe essere venduto grazie a questo... Il problema è che Verdi, rispetto alla qualità che sta dimostrando, perché comunque non è che sta facendo chissà che cosa, sta giochicchiando un pochettino quando gioca, perché non è mai titolare fisso con Nicola, eh. Dopodiché bisogna vedere, perché ha un ingaggio molto alto. Il Toro gliel'ha dato in prestito alla Salernitana, ma gli sta pagando almeno una parte di ingaggio, perché ha un ingaggio veramente molto alto Verdi. Quindi io non so, intanto Cairo l'ha pagato 25 milioni, non rientrerà mai di questi soldi. Lui, Cairo, conoscendolo, non lo regala, e in più c'è questa spada di Damocle che è l'ingaggio, ragazzi. O sbaglio? Davide? No. Beh, sicuramente sì. Poi ecco, le frasi di Cairo, in realtà, oltre a questa, oggi ce n'è stata un'altra che ha detto che lui sta molto bene al Toro dopo 17 anni, non pensa né di aver soci né di vendere. Quindi diciamo che ha fatto un po' la doppietta in questi giorni, con dichiarazioni che in qualche modo non ci lasciano particolarmente felici. Ma che Verdi rientri al Toro direi che è abbastanza scontato. Poi che possa avere un futuro tecnico in questa squadra, io continuo a vederla veramente difficile, perché secondo me è proprio il ragazzo che in questo ambiente non si è trovato. Cioè, al di là di tutto, secondo me, ho visto adesso Verdi qui nella Salernitana, che ha proprio un atteggiamento diverso anche nelle interviste, meno cupo. È libero di mente, mettiamola così, ha meno pressioni. Giocare nel Toro non è come giocare, con tutto il rispetto, nella Salernitana, con un allenatore che comunque ti conosce, che ha creduto comunque in te per portarti lì. Il Toro evidentemente... Aspetta, però qui ti sbagli, eh. Non è Nicola che l'ha portato lì, eh. Sabatini. Era Sabatini e c'era un altro allenatore, c'era Colantuono. Nicola comunque... Perché Nicola al Toro non lo faceva giocare, eh. Nicola al Toro non lo faceva giocare. Lo sto utilizzando adesso, a fasi alterne. Bisogna anche vedere un pochettino. Sì, lui è arrivato a gennaio, Nicola è arrivato dopo, questo sicuramente. In qualche modo, diciamo, Verdi, in qualche modo un certo progetto tecnico per mandarlo via, o comunque... oppure tenerlo e riprovarlo, bisogna farlo, perché effettivamente 25 milioni di euro sono veramente uno sproposito, no? Follia. Uno sproposito rispetto a questo giocatore. Ecco, nel frattempo non possiamo commentare la partita, ma le tue parole un po' profetiche, Gino, siamo qui a soffrire. Lo sai, ci stanno prendendo a pallonate. Perché il problema è che... Stiamo un po' ripercorrendo la partita di Mario. Il gol che ha fatto loro, diciamo, c'è stato forse un po' un errore combinato, disposto tra Lukic e Zima. Lukic ha corso un po' dietro il giocatore, non gli ha fatto fallo. Ecco. Però non ti preoccupa, ecco, l'ho vista questa triangolazione, Lukic se lo sono
se lo sono bevuti proprio. Sì. Una velocità, ma un'altra velocità, proprio tutta un'altra cosa. Qui ha rischiato, comunque. Stile calcio inglese, comunque, una partita vincente. Allora ciao Gino, bentornato. Se qualcosa sulle voci di Bremer ai gobbi. Ma Bremer non va alla Juventus sicuramente. C'è il VAR, perché lo stavo dicendo prima, ho visto al rallentatore quello che è successo in qualche azione fa, è probabile che possa esserci un penalty per l'Atalanta. Il Toro deve sostenere Belotti, comprare un portiere, sostituire Gigi perché in difesa Gigi. Sì. Non è da perché serie in difesa A, no. Fa tanti danni, allora, non è da Serie A. Andiamo con una telefonata. Dai, sentiamo, prendila. Chi è con noi. Vabbè, ma non è... Pronto? E gli ha dato il penalty. Quattro rigori. Posso dire, al di là, non ho visto l'azione, si può dire che questo VAR sta diventando una buffonata, perché l'azione era tre minuti prima, cioè quanto tempo è passato? Abbiamo fatto altre due azioni nel frattempo, dopo vado attorno a questo punto, al primo minuto c'era un fallo, andiamo a vedere di nuovo. Però quando vi dicevo non bisogna cantare vittoria, eravamo al 62esimo, ormai io le capisco. Cioè, il calcio dura 90-95 minuti, quanto dura una partita. E noi sappiamo che abbiamo sempre il vizio di metterci veramente con le spalle al muro. Con le spalle al muro, c'è poco da fare. Nonostante tutto, io sto vedendo una buona prestazione di questo Toro che sta però arrancando col passare dei minuti. Ed è un peccato. Io vedo un Toro che dal 60esimo ha smesso di giocare. Svogliato. Non lo so. Svogliato. Sentite, sul 4-2 le partite comunque le devi comunque. Sì, le porti a casa. Danilo, io però volevo chiedere intanto alla regia, con calma e tranquillità e dolcezza, perché il nostro regista intanto è un granata vero, primo. Secondo, gli voglio bene. Terzo, saluto suo papà se mi vede. Ciao. Dopodiché vorrei che mi trovasse un filmato. Eccolo qua. Anche perché il 27 aprile del 50 nasceva. Quello che per me rimane sempre Paolino, nonostante i 72 anni io lo chiamo Paolino. Pupi gol, puliciclone, come disse Brera, no? Come si inventò Brera, questo ciclone che era Pupi. E ieri gli ho fatto gli auguri personalmente, contento, lui è sempre un ragazzo, io lo chiamo sempre ragazzo, perché comunque ha 10 anni più di me, 11 anni più di me, però è sempre un grande, ecco. E quindi niente, ci siamo salutati un po' velocemente, lo risaluto, ciao Pupi, e insomma vediamo se la regia riesce a trovare un filmato su questo grande campione, no? Indimenticabile. Ragazzi, chi voleva commentare? Daniele, mi pare. No, volevo commentare sul compleanno di vai. Ho avuto la fortuna di conoscerlo fine 2019, quando c'erano ancora tanti eventi del Toro Club, e io fui invitato a cantare la canzone Valentino Mazzola alla presenza di Paolino Pulici, e insomma siamo fatti una bella chiacchierata, l'ho mangiato il CD e l'ho trovato in grandissima forma, e sempre pronto a raccontare aneddoti e storie granata, non solo interessanti ma che ti fanno accaponare davvero la pelle. Quindi tanti auguri a questo grande campione indiscusso. Pensate che anni fa, ad un suo compleanno, gli feci una grande sorpresa, perché trovai un articolo della Gazzetta del Popolo dove su un paginone intero, io l'avevo conservato da tanti anni, c'era un'intervista a sua mamma e lui non l'aveva mai letta. Allora l'ho incorniciato e ad un suo compleanno l'ho sbattuto davanti, raccontandogli però l'intervista. Gli ho detta, prima di dargli questo quadro, gli leggevo questa intervista, lui aveva le lacrime agli occhi, perché non sapeva nemmeno le risposte che aveva dato sua mamma alla Gazzetta del Popolo. Bellissimo, un paginone intero, e lui ce l'ha chiaramente a casa, questo mio regalo.
ed è stato veramente bello, toccante, perché gli avevo detto, c'era anche Claudio Sala, c'era Pece, era una bella festa che avevamo fatto in provincia di Cuneo, e a un certo punto gli ho detto, Pupi, io ti faccio emozionare. C'era Claudio Sala che mi diceva, ma no, guarda che Pupi non riesce a farlo emozionare, io ce la faccio. Quando ho detto quella, aveva le lacrime agli occhi, e Claudio chiaramente mi fa, beh, avevi ragione su un punto del genere, assolutamente. Ed è stato veramente bello. Ecco, guardate ragazzi che gol. Allora. Cioè, era solo da godere, grande Pupi. Guarda che velocità, guarda. Beh, ma pensate che l'Inter, lui fece il provino all'Inter, l'Inter non lo prese, sapete perché? Mi sembra che ci fosse Lenio Herrera, disse che andava troppo veloce, che doveva fare atletica leggera, doveva fare i 100 metri. È vero, era velocissimo, ma era un grande cannoniere. E quindi l'Inter lo perse, Mi pare che correva gli 100 in 11 netti. Sì, più o meno. Più o meno sugli 11. E comunque dicevano quello, che correva troppo forte, più veloce della palla addirittura, no? E quindi l'Inter lo scartò. Pensate. E lui andò nelle giovanili del Toro e fece poi la carriera che fece comunque. Sarebbe stato protagonista anche nel calcio di oggi. A assolutamente. Nazionale. Anche perché con le doti fisiche e tecniche che aveva, insomma, e acrobatiche, ragazzi, io non ne ho visti calciatori così, non mai più visti calciatori così. Probabilmente sì, mai più visti davvero. Allora, c'era una telefonata? Prendiamo anche, intanto se riusciamo a vedere altri gol, insomma, fa sempre piacere vedere i gol di Pulisic. Beh, però ieri abbiamo visto una bellissima semifinale di Champions League, finita 4-3, poi si diceva ieri i commenti, il calcio italiano, Però ragazzi, la partita di oggi non è tanto da buttare, no? 8 gol siamo ancora all'88, 88 minuti sono passati, no? 86. Quello che dicevo prima, è una partita da Premier League questa, da calcio inglese, cioè sembra di guardare davvero quel calcio. Siamo arrivati a un punto del campionato dove qualche squadra ci regala davvero spettacolo puro. Non possiamo lamentarci, no, comunque. Allora, prendiamo la telefonata. Pronto? 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 Sì, ciao. Pronto, buonasera. Ciao. Senta, io sono Rosanna, tifosa del Torino, sono anziana, però ci capisco ancora qualcosa di calcio. Io dico che allora qua le reclamano tanto Juric, ma Juric cosa fa? Arriviamo undicesimi, dodicesimi o tredicesimi, cosa ha fatto di bello? Allora Ventura cos'era, un cretino? Io non capisco, dicevamo 4-2, adesso 4-4, adesso la perdiamo anche, perché noi siamo fatti così, perché quell'allenatore non capisce niente. Per me non è un allenatore da Toro, poi ognuno la pensa a modo suo. Assolutamente, è giusto dire ogni parere, e ogni parere è valido e noi lo raccogliamo sempre. Perché non è possibile che vinci le partite e poi le perdi all'89esimo, al 90esimo. O non c'è la squadra lui, o non tira. Poi non si può preferire un portiere vero a un portiere finto. Non si può preferire, non me ne interessa niente se deve venderlo o non venderlo. Ma lui deve mettere il miglior portiere che ci sia. Miglior portiere non è certamente questo qua. Non si può prendere 4 gol quando vinci 4-2 a 30 minuti dalla fine. Non è possibile. Certo. Non è la prima volta, purtroppo anzi. È già 2 volte, 3 volte, 4 volte, 5 volte, 6 volte, è sempre all'89esimo, è stato con l'Inter, con la Juve, con tutti, all'89esimo, all'88esimo. Ma perché? Perché non c'è la squadra in mano, per me non è un allenatore da Toro, poi ognuno la pensa a modo suo. Va bene. Grazie. Buonasera. Tra l'altro poi con la vittoria dell'Udinese, che ha fatto un exploit a Firenze, penso che abbia fatto 4-0, no? 4-0 l'Udinese. Ecco, l'Udinese sorpassa il Toro in classifica. E il Bologna si avvicina, visto che vince con l'Inter. E il Bologna sta vincendo, per cui penso che si avvicini o raggiunga addirittura il Toro. Adesso non ho presente la classifica, vediamo se poi la regia riesce a trovare... È un punto del Toro l'Udinese, perché il Toro va a 44 in questo momento, siamo a 2 punti da Sassuolo, siamo 11esimi. Prima avevamo raggiunto il Sassuolo al 19º, anzi superato il Sassuolo.
Eravamo nella parte sinistra della classifica, adesso con questo pareggio siamo a due punti dalla... Anche l'Udinese sta dietro di noi. Anche di un punto. Di un. Dietro, sì. 43, il Toro 44, ah, okay, okay. 46 Sassuolo. Però sì, anche... rimane tutto invariato, rimane tutto invariato. Capisco anche la, insomma, la rabbia di alcuni tifosi. Veramente sempre al netto della gufata della nostra spettatrice, ecco, che ha detto che magari prendiamo anche l'altro gol, speriamo di no, dai, oggi, perché... Non meriteremo di perdere sta partita, tutto, ci è girato, come ha detto giustamente Gino, l'Atalanta è una grande squadra, cioè ci sta che poi mancano 20 minuti, il Toro si è seduto, purtroppo è un refrain che conosciamo in questa stagione, questa volta il gol non è arrivato agli ultimi secondi, però diciamo che il Toro come sempre, quando si trova in vantaggio, ha un po' il braccino, si siede un po', effettivamente poi si fa attaccare e siamo ancora qua a soffrire perché effettivamente la partita ancora non è finita e... bon, però comunque dai, il Toro generalmente oggi non ha giocato male. Io no, è un peccato perché ha calato un po' le braghe, però sul 4-2 tu non puoi di nuovo farti... È un peccato. Però attenzione, l'Atalanta ha messo Pasalic, Malinovskyi e quant'altro. Il rigore, sono giocatori di categoria, ti cambiano una partita. Il rigore ce l'hanno dato, però obiettivamente è un episodio il rigore, ecco, non è... magari ecco, il gol sul 3-4 è stato magari effettivamente un gol preso in maniera colpevole perché effettivamente lì il centrocampo ha lasciato inspiegabilmente un buco, poi non è da Toro, il Toro quest'anno era la quarta quinta difesa del campionato, prendere 4 gol non è da Toro. Il rigore l'abbiamo preso, come ce l'abbiamo preso, l'abbiamo subito e adesso qui abbiamo ancora avuto... Scusate, e va bene, portiamoci a casa se riusciamo questo punto e direi che prima di questa partita un punto con l'Atalanta non ci sta, ci sta e come, è un bel risultato, sia ben inteso, perché non è che io non avrei mai immaginato di vincere questa partita, Poi però quando sei su 4-2, sinceramente... Su 4-2 ci devi credere. Insomma, sono gli amari in bocca che abbiamo avuto quest'anno. No, io penso che sia l'immaturità di questa squadra ancora. Non è una squadra matura che è capace di portare avanti il risultato. Non è una squadra che tecnicamente è in grado di reggere l'onda d'urto di un avversario inferocito che deve segnare. No, è che si gioca il campionato. E che puntualmente poi insomma va a segno. Sì, però il problema è che sul 4-2 dobbiamo essere inferociti anche noi. Adesso rischiamo di beccare il quinto. No, vabbè, la partita è finita praticamente. Beh, non ancora, attenzione. Noi stiamo entrando... Manca nel minuto. Mancano 20 secondi, dai, mancano 20 secondi. Adesso al netto della gonfata della signora di prima, direi che la partita l'abbiamo portata a casa, dai. La tifosa ha espresso un suo punto di vista totalmente rispettabile, noi chiaramente, perlomeno io sono comunque contento di questa partita perché mi sono divertito, insomma, mi sono divertito a viverla in diretta. Comunque con io concordo con la telespettatrice per quanto riguarda l'aspetto portiere, perché a prescindere dal fatto che noi dobbiamo piazzare... È finita la partita, comunque... Il portiere così non deve più scendere in campo, poi abbiamo le mille motivazioni... Piuttosto ti fai giocare un altro portiere, fai giocare Gemello, ma non fai più giocare un portiere così. Un portiere così, l'unica giustificazione l'abbiamo detta, che è un aspetto del mercato, però insomma il Toro comunque deve fare risultati. E questa sera di nuovo... I problemi, il Toro deve fare anche cassa, probabilmente. Sono a monte. Chi ha mai detto a Bagnati di fare un contratto di 3 anni a un portiere che non ha mai giocato in Serie A realmente? La colpa è di chi fa queste cose, perché poi ti ritrovi dei giocatori che non fanno al caso tuo e che hanno un contratto lungo di 3 anni. E il problema è questo, eh? Eh sì. È un problemone, sì. No, è vero, c'è una sacrosanta verità. Quando, ecco, cosa ci manca per vincere lo scudetto? Un grande direttore sportivo e poi una società che metta i soldi. Una valanga di milioni ci manca. Ma no, guarda, io penso che ci voglia anche tanta furbizia e avere un direttore sportivo capace. Perché guarda che quando il Torino vinse lo scudetto,
c'è stata tutta una costruzione di pianelli con i vari dirigenti e man mano si è costruita questa squadra, ma poi alla fine tre personaggi di quel toro lì sono stati presi, come Patrizio Sala dalla Serie B dal Monza, Pecci insieme a Caporale, si è portato Caporale dietro, per dire, sono tre giocatori che innestati poi in quel toro lì che era già formato, hanno fatto poi la squadra dello Scudetto. È vero, Pecci era costato abbastanza, era costato penso forse 1 miliardo o poco meno di 1 miliardo, e all'epoca, però Pianelli era uno che comunque ci credeva, no? Nei suoi dirigenti, perché Pianelli non è che andava lui a fare le trattative, non è che lui andava a scegliere i giocatori, c'erano i suoi dirigenti, i direttori sportivi, c'era tutta un'equipe, è lì che fa la differenza una grande società, quando tu hai tanti dirigenti importanti che sanno di calcio e che sanno stare sul mercato comunque, sì, che hai tanti osservatori, perché Patrizio Sala, se non avevi un osservatore bravo, non arrivava mai dal Monza. Terraneo, gli anni successivi, quando andò via Castellini, arrivò dal Monza perché tu avevi gli osservatori giusti, e potrei fartene tanti altri. Il Toro, pensa a Cabici, io non so chi sia. Non so neanche mai sentito nominare. Ma non penso, guarda, noi abbiamo da pensare a riscattare intanto i giocatori che abbiamo per avere ancora la squadra quasi... Un'ossatura più o meno. Poi devi pensare a Brecalo, altro che questo qui, non so, un esterno. Devi pensare a Brecalo, no a Brecalo, scusate, devi pensare a Bremer. Sostituire Bremer e Belotti, ragazzi, e trovare un portiere. Quella è l'asse centrale, comunque. È la spina dorsale, bravissimo, della squadra è da fare, da comprare, è inutile stare lì. Ma qui non penso che Belotti vada in Turchia. Io penso che lui voglia rimanere in Italia o al limite si accasi comunque in Premier League. Lui è un giocatore che potrebbe fare bene in Premier League. Sì, poi insomma bisogna capire anche cosa pensava di fare Belotti del suo futuro, perché magari rimanere in Italia per giocare in una grande squadra e magari rientrare nel giro della nazionale per fare i mondiali poteva avere un senso. Io continuo. Adesso che i mondiali li guardiamo col binocolino da casa, insomma, certo, bisogna anche capire quello. Io continuo a pensare che lui vada al Milan. Io ho questo pensiero fisso, perché il Milan ha degli attaccanti ormai vecchi. Ibrahimovic va a 40 anni, l'altro Giroud ha 36 o 37, più o meno. E Belotti a 28 anni ti costa zero, ragazzi, io ci farei non un pensiero, 5 pensieri se fossi un dirigente del Milan, no? Però se tu guardi i nomi dei giocatori che vogliono anche insomma, che vuole il Milan, insomma, sono, ma costano, tutte... costano. Ma anche lì, infatti, tu lo prendi a zero, a parametro zero. Il Milan non è che ha tutta questa grande ricchezza, deve stare anche attento ai conti, ma secondo me, se dovesse proprio andare via, potrebbe andare alla stessa Atalanta. All'Atalanta uno tra Muriel e Zapata sicuramente andrà via. E io penso di no, sai perché? L'Atalanta fuori dai giochi europei, Belotti vuole giocarsi l'Europa comunque. Vuole giocare nei campionati internazionali, quindi o Champions League o Europa League, sì, o Conference League, come si chiama. L'Atalanta è fuori, ragazzi, con questo pareggio è fuori, Quindi... Sì. Però l'Atalanta, cioè il Milan, mi pare che si sia già abbastanza sistemato in attacco, no? No, perché... Non ha acquistato il calciatore, Oligi... solo quello, ha preso solo quello. Però se tu conti che Ibrahimovic non gioca mai ormai, e se tu giochi tre competizioni, Coppa Italia, Campionato e Champions League, perché il Milan è in Champions League, poi bisognerà vedere se vince ancora lo Scudetto... E tu hai bisogno comunque di avere un parco attaccanti non sempre infortunati, perché Ibrahimovic, con tutto il grande campione che è sempre infortunato, non ce la fa più. E l'altro non si è dimostrato un grandissimo attaccante, il Giroud. Giroud ha fatto i suoi 12 gol fino adesso, è uno che non ha mai segnato tanto. Se il suo, quello che ci si poteva aspettare, lo ha fatto sicuramente. Ho capito, però, però non ti può bastare anche lui con gli anni, no, che comunque... No. No. Per cui Belotti secondo me è un profilo accattivante, Ricordiamolo, parametro zero. Sì, quello è il discorso, che essendo un parametro zero comunque è un giocatore comunque appetibile per la squadra. Poi non si è mai rotto seriamente, ha avuto dei problemini come tanti calciatori, non si è mai rotto seriamente
E poi nonostante tutto, 28-29 anni è un'età giusta comunque. Sì, è maturo, non è giovane, non è sicuramente vecchio, è nel pieno della maturità. Se dovesse ritrovare la condizione fisica, la continuità, potrebbe garantire comunque la doppia cifra anche il prossimo anno, sì. Allora, ci fermiamo un attimo? Sì, andiamo in pubblicità. In pubblicità, diamo la linea alla regia, noi torniamo poi per l'ultima parte di Toro Scatenato, e visto che insomma la partita ormai è abbondantemente finita, magari facciamo anche un'analisi nel senso di pagelle, avevamo analizzato il primo tempo. Certo, certo. E allora andiamo a vedere se le perplessità sui giocatori che avevamo già enunciato prima rimangono. Anche il tipo di formazione che ha messo in campo dall'inizio Juric, che non ci ha convinto per nulla. Allora, linea alla regia, a tra poco. Allora, riprendiamo Toro Scatenato dagli studi di Torino di Rete 7. Danilo, si è conclusa finalmente la partita ormai da un po' di minuti, sì, su Atalanta-Torino. Un bel 4-4, un bel pareggio che fa morale per il Toro, fa mettere questo punticino in più. Il Torino adesso ha 44 punti, no? 43 l'Udinese, 42 il Bologna che ha vinto contro l'Inter, ragazzi. L'Inter si è giocata allo scudetto, quindi il Milan ha veramente una dirittura preferenziale per lo scudetto. E quindi volete che Belotti non vada al Milan, che è la sua squadra anche preferita? Piuttosto Belotti si abbassa l'ingaggio, ma ragazzi, a parametro zero il Milan se lo puppa subito. A meno che non rimanga il Toro. Ecco, l'unica variante è il Toro. E noi speriamo che rimanga il Toro, chiaramente. Di giocatori che insomma sono in procinto di andare via, anche due giocatori oggi, Bremer, che oggi a me non è piaciuto personalmente, l'ho visto patire le pene dell'inferno contro Zapata. Perché fisicamente Zapata è possente. E Singo, che ha praticamente mezza Premier League che lo sta cercando. Ecco, secondo te come giudici? Non solo, anche... Daniele? No, Singo, non solo mezza Premier League, ma anche dalla Francia e della Germania giungono voci di interessamenti. Ce n'è parecchi, parecchi estimatori. Ecco, allora Daniele, a te come giudichi la prestazione dei due, e Bremer e Singo? Bremer comunque sia sufficiente, perché è vero che non ha fatto la sua miglior partita, però Zapata non ha fatto gol, e se la sono giocati. Ho visto molti scontri fisici, meno tecnica rispetto al solito, meno fase di impostazione, più contenimento, quindi per me Bremer è sufficiente. Singo invece sta continuando sulla scia, seppur ha innescato il primo gol con un lancio su Bright che poi insomma ha passato a Sanabria per l'1-0. Mi pare che abbia perso quella spinta propulsiva che lo aveva caratterizzato nella prima parte del campionato, e questa mancanza si sente. Ecco, quella, però Daniele, devi anche ammettere che il gioco di Juric veramente fa sprecare tante energie, quindi uno come Singo, che ha sempre corso per tutto il campionato, un po' di calo è chiaro che possa averlo, e tu dovresti avere un ricambio giusto per lui, no? Per dare il cambio giusto, invece non ce l'hai. Il problema vero è quello, perché un giocatore con il gioco di Juric non può farsi 30 passapartite sempre in maniera eccellente, cioè le energie sono energie, non è un robot. Probabilmente per questo motivo che tante società abbiamo detto vedono e hanno interesse per questo giocatore. Ma certo, perché atleticamente, ragazzi... Sì. Però se tu mi chiedi non una valutazione sul campionato, su questa ultima fase campionato, ma sulla partita di oggi, dico che Stingo non ha spinto e quindi secondo me la sua prestazione oggi non è stata sufficiente. Abbiamo una telefonata, sentiamo chi è con noi. Pronto? Pronto, buonasera. Ciao Gino. Buonasera. Ciao. Ciao, ciao, ci conosciamo. Bene. Senti, volevo un'informazione, novità sulla Blackstone, e poi come calciomercato, secondo me, nella disgrazia, chiamala così, potrebbero andare a pescare nello Shakhtar Donetsk.
Beh, questo non lo so, i giocatori, io non li conosco, i giocatori dello Shakhtar Donetsk non li conosco, probabilmente qualche profilo interessante ci sarà sicuramente, però penso che sia Juric lì che comandi un pochettino, che sia proprio al comando della nave di questo Toro, e lui che sceglie i giocatori poi alla fine, non è nemmeno Vagnati adesso, perché gli ultimi giocatori che sono arrivati al Toro sono stati espressamente scelti da Juric. E la prima cosa che vuole Juric, vuole la conferma di questi giocatori, soprattutto di Praet e di Brekalo in primis. Ricci l'ha voluto lui, Juric, Mandragora era già in obbligo di riscatto, per cui diciamo che sono già questi quattro giocatori che comunque dovrebbero essere riscattati. Non so se allo Shakhtar Donetsk ci sia qualche profilo che interessa. Credo che siano fuori portata per noi, al di là del fatto che bisogna capire se cosa succederà alle squadre ucraine, però intanto certo. Lo Shakhtar non vi crediate, insomma, per quanto riguarda decisamente fuori portata a livello economico, perché, insomma, certo, perché era un campionato ricco tutto sommato, hanno degli ingaggi molto molto alti che il Toro non può permettersi o che non vuole permettersi, mentre per quanto riguarda la Blackstone non sappiamo ancora nulla sinceramente. Si parla nuovamente di Pellegri, no? Riscattato dal Toro. Ecco, bisogna anche vedere quello, il riscatto di Pellegri. Questo è un altro giocatore che ormai ha fatto quel gol lì, allora tutti quanti, Pellegri, allora sarebbe bello riscattare, sarà il futuro del Toro. Io ci vado sempre cauto su questo. Non è un gol che fa un giocatore, ma è un campionato, dopo un campionato che al limite può intravedere un giocatore. Verdi insegna, ragazzi. Perché Verdi ha fatto un'ottima stagione a Bologna e la stagione di Bologna non ha fatto un giocatore, perché è andato a Napoli, ha fatto zero, è venuto a Torino, ha fatto zero. Quindi, anche perché Gino, abbiamo visto quest'anno che purtroppo i giocatori che hanno subito infortuni in passato, purtroppo poi in un modo o nell'altro sono poi recidivi. Abbiamo visto anche questa sera Piazza che è entrato, si è rotto subito, si è subito fermato di nuovo, quello che voglio dire io è che noi giornalisti vediamo queste cose prima nel precampionato, quando vengono acquistati noi diciamo ma scusa, ma cosa prendono cioè, è quello che non capisco, un ottimo direttore sportivo non può fare questi errori. Cioè, io quest'anno non ho visto un giocatore... Perché per basarti, per prendere Piazza, che hai il diritto di riscatto, ma io vado a prendermi un giovane che è sano e investi su questo giovane comunque. Infatti quest'anno non abbiamo mai visto un giocatore che ci abbia in qualche modo smentito su questa questione. C'è un giocatore che magari veniva da stagioni con infortunio e invece... con una stagione invece regolare senza problemi. Tutti coloro che erano noti per avere problemi fisici più o meno gravi le hanno poi ma il massimo l'abbiamo avuto con Fares, non ha giocato nemmeno un secondo nel Toro, no? È stato l'apice, proprio l'emblema più eclatante, ma senza parlare di Pellegrini, ma lo stesso Pret, che è un buonissimo giocatore, a me piace tantissimo. Comunque stasera nei primi 20 minuti ha fatto veramente la differenza, però anche lui quest'anno ha giocato molto singhiozzo. Quindi ha avuto quell'infortunio del metatarso, però è un giocatore, è un giocatore valido. Quando gioca, gioca. Piazza, il problema è che anche quando sta bene non gioca. Con oggi Praet mi pare che sia arrivato alla 20ª presenza in campionato, quindi è già significativo il suo apporto. Ma certo. L'indicazione sul suo rendimento, sulla sua qualità... li ha dati ampiamente e stasera è rientrato dopo un lungo infortunio e ha confermato. Ma poi ragazzi, Piazza fino all'infortunio di oggi durante la partita, ditemi che azione ha fatto. Io non l'ho visto. Ha fatto l'azione che si è fatto male, ha preso palla. Ho capito, sinistra, ma prima di farsi male, quanti minuti sono passati? Un po' di minuti, no? Ditemi che cosa ha combinato. Cioè, è proprio fuori luogo. Hanno voluto dargli fiducia, ok, per carità, va bene. È un giocatore che dovrebbe giocare da fermo. Allora lo mettiamo su un campo da subbuteo e magari gioca di nuovo, no? Vediamo la spintarella col dito. Scusa, cioè, mi spiace per il ragazzo perché poi tecnicamente è fortissimo, ma il fisico non lo regge, c'è poco da fare. Il Toro non può avere sempre, scusate il termine, Dei giocatori comunque sballati fisicamente. No, basta, no, non è possibile. E Piazza è così, e Fares è così.
Pellegrini un giorno sì, un giorno no, è così, ma non va bene, non può funzionare così. E poi è evidente che quando si va al mercato, Gino, è chiaro che poi si comprano un po', tra virgolette, le occasioni, e questo poi purtroppo si sconta poi il fatto del giocatore che costa poco e ti arriva in prestito con queste problematiche, che comunque, come hai detto giustamente tu, poi si ripropongono poi a breve, medio periodo si ripropongono. Quindi poi è un mezzo acquisto comprare un giocatore che ti fa pagare 5 o 10 presenze all'anno. Quindi è meglio preferire. Leggiamo sta notizia qua, per esempio, dove dice: nonostante Torino sia soddisfatto delle prestazioni di Dennis Pratt, come riporta il Corriere di Torino, Corriere della Sera, la società granata non vorrebbe spendere i 12 milioni necessari per riscuotere il giocatore in prestito dal l'idea del club è quella di proporre agli inglesi il prolungamento del prestito, ma non te lo danno più in prestito, perché tu adesso il giocatore sta giocando e sta giocando di nuovo bene. Ma come si può pensare che le altre squadre ti diano sempre in prestito i giocatori? Però siamo sempre lì. Allora, se io vado, come diceva Davide, vado al mercato con 4 soldi nel portafoglio, cosa posso comprare? Aspetto l'occasione, aspetto le seconde, terze, quarte scelte, perché non posso andare a impegnare quelle 4 lire che ho per un pezzo pregiato. Ma è ovvio. Ma infatti compri la mela, quella bacata, quella un po' ammaccata che non la vuole nessuno, magari la prendo io. Quello succede. È chiaro. Però poi comunque no, se la giri non è proprio buonissima, è questo il problema. No, ma veramente un po' un assurdo. Ecco, il Toro fa la lista della spesa in casa Cagliari, ha messo non concesso. Prova a leggere la notizia, vediamo un po' se sì, metto gli occhiali. Però dai, siamo sempre lì, vediamo un po', in casa Cagliari che sta per retrocedere. Chi dice, compriamo? Con l'addio di Belotti e Zaza che non rientra nei piani. Facciamoci queste due risate. Il Torino avrebbe Joao Pedro che costa comunque. E Simeone dell'Elas Verona. Però questi due nomi, adesso io non so, vabbè, le notizie sono sempre varie, ma Simeone ha fatto 16 reti, forse qualcosa di più, fino a fine campionato, magari riuscirà ad arrivare anche a 18 reti, se non di più. Magari Simeone. No, ma per dire, Simeone, il momento buono era da prendere qualche anno fa. Quando la Fiorentina era giovane e sconosciuto. Anche quando la Fiorentina l'ha mollato, tu dovevi prenderlo da Firenze. La Fiorentina ha pagato davvero, mi pare, 7-18 milioni di euro la Fiorentina. Ma infatti, stavo poi fare un mezzo flop, ecco, e quindi sarebbe stato quello il momento giusto per ingaggiare. Infatti dicevo quello, da Firenze dovevi prenderlo. Oggi ti costa, non è che il presidente del Verona ti regala un giocatore così, questo ha fatto 16 reti in Serie A, magari ne fa ancora qualcuno, è un giocatore che ha un mercato internazionale, soprattutto in Spagna. E te lo pagano tanto. Una società come il Verona fa bene comunque a venderlo al miglior offerente. No? Stessa cosa per Joao Pedro. Joao Pedro è un giocatore che comunque fa sempre 15-16 reti a campionato. Il Cagliari non è che ti regala. C'ha una plusvalenza che è quella dell'essere entrato anche nell'orbita nazionale. Quindi insomma, su Joao Pedro il discorso è diverso, che è scadenza nel 2023, quindi secondo me rispetto ai 15 milioni richiesti l'anno scorso, con la metà, 7 milioni e mezzo, si dovrebbe poter portare a casa. Ma non è che c'è solo il Toro, con 7 milioni ci penso, ne metto 8 io, me lo prendo per un'altra squadra. È che poi ci sono squadre magari che hanno più possibilità o più voglia di investire economicamente su Joao Pedro e dici benissimo, caro Cagliari, te lo prendo io, però Joao Pedro, tu vieni da me perché ti do un gaggio più alto. Oppure ha delle mire più internazionali. Cioè, noi dobbiamo anche vedere i programmi del prossimo Toro. Il prossimo Toro, secondo me, a prescindere, non potrà competere per competizioni internazionali, europee almeno. Una cosa che va detta è che se Joao Pedro venisse al Toro sicuramente avrebbe il posto da titolare, quindi quello potrebbe essere anche insomma uno stimolo. Detto questo, ogni considerazione che abbiamo fatta, potrebbe essere quella giusta, e adesso siamo sempre a un solito punto interrogativo. E Joao Pedro comunque ha gli stessi anni di Belotti, forse un anno in più.
forse un anno in più. Ecco, per cui ragazzi, non è un investimento poi per il futuro, è un giocatore così. Allora, intanto abbiamo una telefonata, la prendiamo, poi andiamo a leggere le cifre vere dell'affare Fares. Allora, pronto? Il Torino dovrà versare 5 milioni di euro sulle casse di Biancoceleste a causa del grave infortunio, eccetera, eccetera. Questa è una clausola. Ma però io so che il cartellino di Fares comunque è della Lazio ed è in prestito secco al Toro, ecco. Sì. C'è una clausola, eccetera, di riscatto, però io non so ma quanto... Ma tu lo prenderesti un giocatore no, che si rompe ma ogni no, 3x2? Perché... questo si è fatto già 2 o 3 volte i crociati, ragazzi. Ma tibia e crociato si è fatto adesso ultimamente, ma non scherziamo, dai. No, no, beh, è chiaro che... Maurizio Pettiti, sei in silenzio. Silenzio, il quarto gol dell'Atalanta ti ha spento l'entusiasmo. Mi ha letteralmente stroncato, perché... sinceramente ci speravo, perché a 12 minuti dalla fine essere sul 4-2 magari uno ci crede anche. Però vedi Maurizio, l'esperienza, quando io ti dicevo 95 minuti durano le partite. Ma noi tantissimo. Quanti punti abbiamo perso nel finale ormai non si dice neanche più a contare. Poi per carità, è un punto prezioso. Dimmi Mauri. Sì, è un punto prezioso. È un punto prezioso a posteriori. Si dice cioè un punto priori, prezioso, ma ne hai sprecati due. Ne abbiamo sprecati due perché effettivamente lascia la mare in bocca. E va bene, capitolo chiuso su questo. Per quanto invece riguarda la questione di giocatori infortunati, mi pare che sia un po' una politica della società, purtroppo negativa, una politica che non porta i frutti, ma è cercare di recuperare giocatori o comunque che sono sotto costo, se no probabilmente non sarebbero sul mercato, cercare di prenderli, costano poco e sperare che non si infortunino più o comunque che gli infortuni siano finiti in un certo modo. Ma io, in realtà è una politica che sai qual è la preoccupazione più grossa, Maurizio? È evidente. È che se non gli riscatta questi giocatori, lo stesso Juric potrebbe veramente pensare di andarsene all'Atalanta, visto che magari Gasperini in partenza, e siccome hanno lo stesso modulo di gioco, non so se mi spiego, e siccome l'Atalanta investe molto sui giovani e Juric crede molto sui giovani, io ci metto un bel punto interrogativo, perché o gli riscatta Brecalo, Praet e i giocatori che vuole, se no io non so, e avrebbe tutte le ragioni Juric, tutte le anche ragioni perché Juric senza peli sulla lingua, o meno più di tanto non ne ha avuti. Qualche messaggio alla società molto molto importante l'ha già dato, quindi insomma a questo punto starà poi a Cairo e alla sua equipe a cercare di fare un qualche cosa. Io sinceramente sono un po' così titubante, dubbioso su quello che sarà la campagna mercato, perché già Cairo... Ma perché poi tu devi far fuori molti giocatori. Tu hai dei giocatori che Juric ha già tagliato fuori completamente, che sono Zaza e Linetti, due tanto per dire, no? Sono due giocatori che non giocheranno mai nel Toro e sono due giocatori finiti. Belotti sappiamo, Bremer sappiamo, quindi tu immagina quanti giocatori il Torino dovrebbe vendere comunque. E poi il ritorno di Verdi, Alt. Quindi tu, da buon direttore sportivo, vedremo cosa... deve iniziare a vendere per comprare. Beh, sai, io ho tanti dubbi, tanti dubbi, perché i nostri giocatori hanno degli ingaggi alti per squadre medie e basse. Allora, abbiamo una telefonata, proviamo. Pronto? 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 Sì, ciao. Pronto? Pronto? Sì, ciao. Sono Silvano da Domodossola. Ciao Silvano. Buonasera. Innanzitutto non voglio neanche giudicare la partita perché la delusione è enorme. C'è molto rabbia. Ho telefonato più che altro per fare una proposta. Sì. Perché il 4 maggio non facciamo leggere i nomi a Bremer a riconoscenza di quello che ha fatto per noi? No. Lì dipende dalla società. Lo so. Lì deve essere sempre il capitano e penso che finché c'è Belotti è giusto che sia Belotti comunque, no? A leggere i nomi, se sarà così, poi non lo so. Lo so anch'io che è così, però la riconoscenza verso un grande giocatore e per certo. quello che ha fatto per noi. No, sarebbe anche una bella cosa, però dovrebbe essere secondo me a questo punto Belotti a dire a Bremer
leggili tu, cioè secondo me è una scelta poi dei giocatori, cioè la società che impone. Sì, no, lo so che è così, speriamo, ma io spero solo quello. Perché... Va bene. No, ma... Allora. Sono cose diverse. No, ma... Cos'è l'aspetto sportivo? Grazie Silvano, grazie Silvano. Dicevate? Se posso... No, dice... Ah, no, ma parla tu, Davide. No, dicevo che come Maurizio immagino di interpretare il tuo pensiero. Esatto. Non sono d'accordo su questa proposta perché... La tradizione vuole che il capitano legga i nomi indipendentemente dalla stagione sportiva, ecco, non è un merito che si attribuisce a un calciatore che è stato più o meno capace dal punto di vista sportivo durante la stagione o le stagioni. Belotti è il nostro capitano in pectore, continua a rimanere il nostro capitano fin quando rimarrà al Toro. Non dimentichiamo i 7 anni del Gallo, il Gallo che ha fatto... Il gol che ha fatto, i gol ha superato Graziani, è un calciatore che comunque si è sempre comportato in una maniera ineccepibile, ci ha rappresentato bene, con orgoglio, con fierezza, rimanendo entro certi anche dialetticamente, sempre umile, però nel giusto, e quindi per me rimarrà sempre il mio capitano, finché ci sarà lui. Certo, quindi onore a Bremer, sicuramente per il comportamento che ha avuto, per il rinnovo, però il Gallo non si tocca assolutamente. Sì, mi integro l'intervento di Davide, il Gallo non si tocca, è il nostro capitano, finché il nostro capitano non va discusso chi dovrà leggere le formazioni. Io insomma, Bremer è un grandissimo calciatore, ha dimostrato veramente tanto in questo campionato, ha fatto probabilmente meglio di tutti quanti, però insomma, offuscare quella che è l'ombra del capitano in questo momento, che è Belotti, io direi che è un po' prematuro pensare che un Bremer possa sostituire, non tanto sul campo, perché sul campo probabilmente Bremer ha dimostrato molto di più, ma il carisma e lo spessore di un giocatore che è in questo momento Belotti, nonché il nostro capitano, a meno fino a prova contraria, lui è ancora lui, e poi il capitolo finale di Belotti è ancora probabilmente tutto da ridefinire, anche se sono sospetti, insomma, è lui l'unica persona, l'unico giocatore che possa essere sostanzialmente indicato, ma soprattutto come carisma per leggere la formazione del Grande Torino, quindi insomma è indiscutibile il fatto che debba essere lui a leggerlo. Assolutamente. Beh, siamo quasi in conclusione, Danilo. Sì. Allora, mi spiace per Juric, ma credo che vada all'Atalanta, ma fa solo bene, tanto ci troveremo a lottare per non retrocedere. Allora, fine partita, Gino, ho visto un calorosissimo abbraccio tra Gasperini e Juric, certo, non vorrei che fosse il passaggio di testimone come insomma dicono molte voci che danno Gasperini via dall'Atalanta da Bergamo. Il prossimo anno, quindi. Ma pensa agli incroci che ci sono state nelle ultime due partite. Thiago Motta da una parte e Juric dall'altra hanno giocato l'ultima partita quando il Torino retrocesse in Serie B e il Genoa arrivò quinto in classifica, no? E oggi invece Juric con Gasperini, che era l'allenatore di quel Genoa, con Thiago Motta e Juric. Pensa che incroci pazzeschi, no? E quindi si conoscono bene, si vogliono bene, si abbracciano e giocano bene o male tutte e tre nello stesso modo. Lo Spezia di Thiago Motta, Juric, il Toro di Juric e l'Atalanta di Gasperini. Allora, c'era una domanda, Bremer, il cambio per Gatti dalla Juve, io direi Gatti se ne stia pure dove è andato, visto che dovevamo prenderlo, Lasciamo perdere. Siamo in chiusura piuttosto. Sì, sì. Io direi di salutare i nostri ospiti. Danilo, dai. Allora, salutiamo Maurizio Pettiti. Grazie Maurizio, ciao. Ciao a tutti, grazie. Un po' con l'amaro in bocca vi saluto. Forza Toro. Sono leggermente così amareggiato per il risultato di questa sera. Ciao Daniele De Bellis. Preparati poi una bella canzone su Paolo Pulici. Inizia a pensare. Va bene, ok. Ciao a tutti. Va bene. Ciao anche a Davide Giraudo, ciao, grazie. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao Davide, sempre in gamba, mi raccomando. Ciao Danilo. Ciao Gino. Salutiamo il nostro regista Fabrizio, Granata Doc, a cui vogliamo veramente sempre un gran bene. A tutti voi telespettatori, ci rivedremo mercoledì prossimo, sempre dagli studi di Rete 7 e non mancate con i nostri prossimi programmi, sempre Canale 13. A tutti voi, buona serata!